lo spazio quieto, integro, che abbiamo conquistato attraverso la non espressione reattiva delle emozioni negative e la riemersione della mente profonda, è uno spazio di osservazione pura, in cui ci poniamo oltre il funzionamento meccanico e condizionato della mente di superficie. Eppure siamo quanto mai vigili e consapevoli. Questo spazio di osservazione pura è il terreno fertile in cui può finalmente crescere e manifestarsi quella facoltà fondamentale dell'essere umano che è sua eredità e gli appartiene di diritto come essere magico. La facoltà che è stata oscurata in modo da depotenziarlo e renderlo facile preda delle correnti emozionali indotte dallo sfidante. La facoltà che tutte le tradizioni di ricerca interiore stimolano a ritornare in funzione attraverso una grandissima quantità di modi diversi, diretti al medesimo risultato. La facoltà che ci riporta ad essere ciò che siamo veramente. La facoltà del silenzio interiore. Il silenzio interiore è lo stato dell'essere in cui qualsiasi tentativo di identificazione innescato dallo sfidante scompare letteralmente perché riassorbito dal fuoco dell'attenzione. È uno stato di estrema vigilanza e consapevolezza che si innesca in assenza di pensieri articolati in forma di parole o immagini conseguenziali e associative. È uno stato in cui la mente di superficie è di fatto scollegata dalla percezione del proprio esistere, del proprio essere, come campo di energia e consapevolezza. Cioè a dire, uno stato in cui la mente di superficie non determina e stabilisce l'io sono di ogni essere umano, perché è l'io sono a contenere la mente di superficie, non viceversa. Nello stato di silenzio interiore, qualsiasi tentativo di innesco della spirale di depotenziamento da parte dello sfidante viene riconosciuto istantaneamente e lasciato andare, perché si riconosce subito, in esso, il principio di qualcosa che non ci appartiene e che non vogliamo. Questo è ciò che il silenzio interiore è in grado di fare per noi nella nostra riconquista, ma non è certo tutto qui. Possiamo dire che non c'è limite a ciò che siamo in grado di raggiungere, esprimere ed esplorare, approfondendo e potenziando sempre più questa nostra facoltà dimenticata. Il silenzio interiore non può essere spiegato a parole. È quanto mai necessario agire per comprenderlo su tutti i livelli del nostro essere e realizzarne la sua estrema importanza nella nostra esistenza. Ma fortunatamente, in questo cammino, tutte le tradizioni di ricerca interiore ci sostengono
insegnandoci un gran numero di procedimenti e discipline per raggiungerlo e radicarlo. E a noi non resta che trovare e vivere le pratiche che più vibrano con la nostra unicità. Per esempio, tutte le discipline che sono riunite nel termine di meditazione condividono, seppure nella grande varietà di tecniche che le differenziano, il medesimo obiettivo: nutrire ed incrementare in noi l'espansione di uno spazio percettivo di silenzio interiore. Questa è una delle loro mete fondamentali. In infiniti modi, una sola direzione. Questa espansione del silenzio interiore in noi comporterà, tra gli innumerevoli benefici, anche il potenziamento esponenziale delle nostre facoltà percettive, conseguenza dell'espansione della consapevolezza che è inestricabilmente legata al silenzio interiore. E sarà questa percezione amplificata, questa consapevolezza potenziata, a inattivare sempre più fortemente l'operato delle forze dello sfidante. In un essere umano, più energia è a disposizione della consapevolezza, meno energia è a disposizione delle forze dello sfidante. Non c'è niente di più potente in questa riconfigurazione energetica della pratica del silenzio interiore. Ma come fare spazio al silenzio interiore nella nostra vita? Praticare il silenzio interiore è una disciplina che può potenzialmente, e alla fine lo sarà, essere praticata senza soluzione di continuità nell'arco dell'intera nostra esistenza. Come? Erogando la nostra totale attenzione su ciò che sta accadendo in questo momento, riorientando il più possibile ed il più a lungo possibile l'attenzione che concediamo ai pensieri della mente di superficie verso le percezioni dell'istante presente raccolte dai nostri sensi. Per questa pratica non è necessario null'altro che la nostra vita. In qualsiasi momento, ricordiamoci di ricondurre la nostra attenzione entro i confini dell'istante presente, distaccandola dalla mente di superficie. In qualsiasi momento e per qualsiasi azione stiamo facendo, ricordiamoci di essere vivi, presenti. Ricordiamoci di noi stessi, così come Gurdjieff, ricercatore interiore degli inizi del secolo scorso, chiamava questa disciplina. Concediamo l'intera nostra attenzione all'azione che stiamo facendo. Nel mentre raccogliamo informazioni sull'ambiente e su noi stessi con i nostri sensi. Qual è la nostra postura? Come respiriamo? Stiamo agendo tranquillamente o percepiamo interiormente una sensazione di disagio? Cosa ci dice il corpo? E il luogo in cui siamo? Non è un caso che la disciplina della riemersione della mente profonda abbia aspetti simili alla pratica del silenzio interiore. Di fatto, è a partire dal silenzio interiore che la mente profonda decodifica in percezione la realtà che entra in contatto con il nostro campo di consapevolezza.
Questo filo del rasoio del momento presente crea una diga che è letteralmente inaccessibile allo sfidante.